chiamo Massimo Candela, lavoro a Rai PNCC, uno dei 5 Regional Internet Registry. Praticamente io sono nel reparto ricerca e sviluppo. Quello che noi facciamo è progetti di collezione, grossi progetti di collezione di dati, sia a livello BGP che a livello IP, misurazioni attive, e questi dati creiamo delle grandi repository open che sono accessibili da tutti quanti i diciamo ricercatori, operatori. E perché questa cosa? Oggi diciamo questi dati di monitoraggio sono attivamente collezionati da grosse compagnie che possono essere Skype, Facebook, Netflix, per analizzare e offrire migliori servizi ai clienti e fare planning, troubleshooting. Però ci sono tantissimi altri operatori nel mercato che possono essere gli AXP, gli ASP o piccole compagnie che invece non hanno una distribuzione di software, di piattaforme, e quindi quello che noi vogliamo fare è promuovere non solo per migliorare internet e la ricerca in genere, ma anche per gli operatori nella nostra regione e fuori dalla nostra regione, una database di dati che permetta a loro di analizzare, per esempio fare troubleshooting in specifiche aree, oppure fare il monitoraggio dell'infrastruttura, fare un planning del loro content delivery network, o anche fare per esempio verificare modifiche che hanno apportato a livello BGP. Quindi essenzialmente questa è l'importanza che oggi diamo, ed è un settore che sta crescendo sempre di più. Abbiamo tantissime compagnie oggi che offrono dei servizi aggiuntivi, quindi sopra la collezione di dati che loro fanno o che utilizzano per repository come RIPE Atlas, che è la nostra, aggiungono sopra dei sistemi di visualizzazione, dei tool, degli strumenti di analisi per operazioni, quelle che sono definite day-to-day operation, the internet operator.